Ciao a tutti, siamo in viaggio verso Brelia e in questo video vi presenterò la salita al Monte Breganio. Dopo circa 10 minuti di cammino a passo abbastanza svelto, sono arrivato al primo punto panoramico dove si vede il lago giù lì in mezzo Bellagio e dall'altra parte le Grinie. Sono uscito dal bosco, adesso fa anche un po' più freddo, c'è il vento. Questa è la vista. Ecco, sono arrivato alla chiesetta in un tempo buono, visto che sono partito alle 3:30, ci ho messo meno di 50 minuti. Siamo Santa Amate, 1623, e per il Breganio danno ancora 1:50 e io spero di farcela in un'ora. Invece di qua si vedono i grandi 4000, di là si vede il Monte Rosa sullo sfondo e di qua, come ho già accennato prima, le Grinie. Di là dobbiamo salire, mentre a sinistra la vista è così. Questo qua è il Rosa, è quello lì molto molto spigoloso, il Cervino. Dopo la salita da Sant'Amate in poi, dalla chiesetta in poi, che è abbastanza impegnativa a livello fisico, sono arrivato al punto dove riesco a vedere il Breganio. Eccolo là davanti. E c'è anche un po' di neve, ma un po' proprio si vede così qualcosa di bianco, quindi ha levitato un po' anche lì. Quindi continuiamo. Sono passati 30 minuti dalla chiesetta. Questo è un pezzo un po' più facile verso la cima perché si va abbastanza in piano. Poi arriva il costone finale. Manca poco alla vetta, non so, meno di 10 minuti penso. Qua sono praticamente sul Breganino, mi pare. Sai che si chiama così? Perché è il punto dove comincia il costone finale. Guardate che bello, tutta la zona qua, la vista è spettacolare, si vede dappertutto, 360 gradi, non c'è neanche una nuvola, ci sono delle nuvole ma sono nuvole alte,
Di là, come ho già detto, che si vedeva da, insomma, dall'inizio quasi Bellagio e il lago, adesso ci siamo un po' allontanati. Quelle là davanti, le Grinie, Grignetta, Grignone. E poi più a sinistra, comunque lì dovrebbe essere i piani di Bobbio, quelli lì davanti, tipo in quella zona lì, piani di Bobbio. Poi a sinistra quello tutto innevato in mezzo, il Pizzo dei Tre Signori, e qua sulla sinistra il Lenione. Invece qua praticamente finisce il lago, quella zona lì, Morbenio, poi continua con tutta la valle verso Sondrio, la Valpelina, e queste sono le montagne verso la Svizzera, perché qua sopra il lago, quella zona lì dove si vede un altro laghetto, non mi ricordo il nome, ma comunque è la valle che va verso Chiavena e poi va su a Monte Spluga, al Passo Spluga e poi in Svizzera. E quindi quelle montagne lì sono le montagne della Svizzera, e dovrebbe vedersi il Piz Tambo, sicuramente si vede, solo che io non riesco a riconoscerlo. Il Piz Tambo, che insomma che è sopra Monte Spluga, anche il Pizzo Emmet, sempre in quella zona lì. Poi ci sono un sacco di altre vette, ma non le conosco, so solo che insomma quella è la valle verso Spluga, verso Monte Spluga, e niente. E di là sullo sfondo, come dicevo, il Rosa, quello più grande, il Rosa, e poi in mezzo si vede anche il Cervino.